24 maggio, l'Italia dichiara guerra all'Austria. Concorso di popolo attorno a Maria Auxiliatrice nella cappella del Collegio Santa Caterina, che, come il Collegio Civico dei Salesiani, vede requisiti alcuni ambienti adibiti ad ospedale militare. La scuola volge al termine e sono prossime le vacanze. Si pensa di poter preparare la casa, ma quel 25 giugno 1915 nasconde, dietro un cielo terribilmente chiuso, la catastrofe devastatrice. Un nubifragio, una pioggia torrenziale, senza interruzione, gonfia le acque del torrente Nere che, alla voce, lotta con l'incalzare dei roventi ordini. Gli angeli non reggono e l'acqua esonda impetuosa, travolgendo ogni cosa. Il fiume scorre con violenza, s'attenta nel colpire dell'istituto, distrugge, scavalca, trascina, travolge ed uccide. Mostra, PS, mafia. Maria Auxiliatrice, vi prometto che, se vi salverete da questa inondazione, andrò a missionare. Ve lo prometto. La Madonna accettò la sua vita. Sempre disponibile ed accogliente, cura i corpi
interessa delle ali. Suor Maria scrive ai familiari: se vedeste come mi vogliono bene, quando mi vedono salire a cavallo, mi raccomando. Madre Silla, torna presto. Un giorno avvette con tristezza le prime avvisate e poi le avvette minacce contro la missione e i missionari continui di tal senso. Il clima intimidatorio si concretizza il 4 luglio in un vorace incendio che in una sola notte distrugge anni di fatiche nella missione di Sua. Suor Maria soffre nel profondo. Sente che accanto offensiva del male occorre rispondere con intensa carità. Prega e scongiura i coloni di bandire ogni ipotesi di vendetta. Il bene della pace, diceva, e della vita di un sacerdote vale assai più della vita mia, o ancora queste querenze non troveranno riconciliazione se non ci sarà una vittima disposta ad immolarsi per me. In un momento di intimità, Suor Maria confida segretamente ad una consorella. La Purissima ha detto di prepararsi, perché presto qualcosa di grave mi accadrà. Passano soltanto 20 giorni. Il 25 agosto, nel congedarsi dalla comunità per recarsi a Quito per gli esercizi spirituali, fissando il pensamento delle suore, ancora sconvolto, era sicura, ma con accenni di una strana certezza. Presto, molto presto, tornerà la pace e la tranquillità. Io ve lo assicuro. Giunge sulla pista di volo quando il piccolo aereo, adibito al trasporto di merci e persone, ha già i motori accesi. Si accomiata rapidamente da chi l'ha accompagnata. E sale a bordo. È il decollo della notte. Pochi secondi più tardi si ode uno schianto. Le sirene della torre di controllo annunciano la caduta del piccolo aereo. L'offerta della vittima si è compiuta. Ecco, non poteva...